Molto bene, grazie anzitutto a voi per essere qui presenti, così numerosi per un'occasione che è un'occasione, diciamo, importante, ma anche di festa, perché dare un premio è sempre una festa. In questo caso i premi sono due, quindi la festa è doppia, i premiati sono tre, quindi due per tre fa sei, quindi è una festa grande, una festa che cerchiamo di trascorrere assieme nel modo migliore con qualche indicazione preliminare, la lettura delle motivazioni, la consegna dei premi e poi qualcosa che vedremo sullo schermo e quello che ci dirà la signora Baroviera. A me tocca poco, tocca dire che nell'ambito del progetto Glass in Venice, che è promosso dall'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti della Fondazione Musei Civici Veneziani per valorizzare l'arte vetraria che ci troviamo qui oggi. Siamo alla quarta edizione del premio Glass in Venice, siamo alla seconda edizione del premio Riedel che è promosso dall'Istituto Veneto, ma decisiva è la partecipazione importante dell'azienda austriaca Riedel Crystal. E si distingue, voi lo sapete, ma io devo ripetervelo, si distingue per rivolgersi a dei giovani artisti, a dei designer giovani di età inferiore ai 30 anni, con un premio a livello internazionale. E il premio ci premia in particolare in quanto è nato grazie all'accordo tra l'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti e la Riedel Crystal, che è un'azienda austriaca che mi piace ripeterlo, anche se anche questo voi probabilmente lo sapete, è un'azienda di tradizione familiare ormai centenaria nella produzione specializzata di calici e decanter in cristallo soffiato. Anticipazione, perché poi le motivazioni del premio verranno lette da altri, la commissione giudicatrice del premio Glass in Venice ha proclamato due vincitori, come normalmente accade, tra quelli che esprimono meglio l'arte del vetro. Sono Davide Fuin per l'uso delle tecniche muranesi e Maria Grazia Rosin per le originali opere artistiche. Il primo è qualche parola di anticipazione per il particolare legame con la tradizione e le tecniche di lavorazione tipiche di Murano, il premio a Davide Fuin, un eccellente maestro vetraio muranese che si è distinto per l'abilità soprattutto nell'eseguire soffiati e secondo la tradizione muranese, valorizzando molto le tecniche della filigrana a reticello, a retortoli, dell'incalmo, le tecniche dell'avventurina. All'artista Maria Grazia Rosin, che è riconosciuta a livello internazionale, il premio è stato assegnato per opere caratterizzate da un'impronta estremamente originale. Sono anche installazioni ludiche in combinazioni molto piacevoli di suoni, di luci, di assoluta contemporaneità che si mescolano si combinano con l'uso delle tecniche della tradizione muranese e quindi in collaborazione con chi opera a Murano e con i migliori maestri vetrai muranesi. Queste sono le anticipazioni che dovevo. Posso soltanto dire, siccome si parlerà anzitutto del premio Glass in Venice, che la commissione è composta dalla storica dell'arte del vetro Rosa Baroviere, da Gabriella Belli, che è la direttore della Fondazione Musei Civici di Venezia, da Sandro Franchini, che è il cancelliere emerito dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, da un collezionista Sandro Pezzoli e da Chiara Squarcina, responsabile del Museo del Vetro di Murano. Cioè una combinazione di competenze, presenze, esperienze diverse tra di loro, ma che si combinano e nella possibilità di un giudizio particolarmente, particolarmente meditato. La mia minima parte è sostanzialmente finita, darei parola alla dottoressa Belli e grazie. Grazie, grazie Presidente. Adesso devo dire che per gli artisti faremo un bellissimo applauso quando riceveranno il loro premio, perché questi nomi che sono già riecheggiati
nostra sala e già anche, diciamo, ormai conosciuti grazie alla stampa che ne ha fatto già notizia. Beh, Presidente, io devo dire che sono molto felice per questa nostra collaborazione. È una collaborazione che è iniziata quando io sono arrivata a Venezia e quindi, come dire, mi pregio di questo rapporto che mette al centro anche della fondazione un'idea di vetro meno scontata, meno banale, che non è solo la parte operativa, ma che va a premiare proprio il tema della creatività artistica. Questo mi sembra che sia una cosa molto importante. Quest'anno noi abbiamo anche potuto riaprire il nostro Museo del Vetro nel febbraio del 15, un museo che proprio per sua tradizione mantiene e conserva una grande testimonianza del passato, fondato dall'abate Zanetti nel XIX secolo. Evidentemente è una dei punti strategici focali della problematica del tema straordinario del vetro in città. Però un museo si arricchisce anche attraverso il suo uscire dalle sale e dai depositi, dalla propria attività, e si arricchisce proprio grazie a una collaborazione importante come questa, che mette al centro le persone, i grandi artisti. Girando per le sale del museo, quante volte noi siamo costretti ad accettare che pezzi meravigliosi non abbiano un nome, che non siano affidati a un nome e cognome, perché moltissimi artisti sono rimasti del tutto sconosciuti. Tant'è vero che il grande salone centrale del Museo di Murano abbiamo deciso di dedicarlo, e c'è una piccola targa, a tutti quegli artisti anonimi che hanno fatto la storia del vetro. Oggi per fortuna non è più così, oggi riconosciamo il valore sia della parte tecnica sia della parte creativa, e siamo in grado di unire questi due talenti, queste due competenze in un progetto premiale, appunto, che mi sembra sia particolarmente importante proprio qui a Venezia. Quindi grazie, e pensiamo di continuare negli anni, perché questo è un premio che deve durare in eterno, tantissimi anni, un premio che vogliamo che duri tantissimi anni, e quindi per noi è davvero una cosa molto molto importante. Voglio anche ricordare che questo premio è stato dato negli anni precedenti a Pino Signoretto e Bertil Vallien nel 12, ad Andrea Ziglio e Tuz Zinski nel 13, Giuliano Ballarin e Johan Kroos nel 14, più questo premio a Lino Tagliapietra, sempre dato nell'ambito, diciamo, di questi progetti che hanno valorizzato i grandi maestri vetrai anche muranesi. All'interno di questo progetto voi sapete che c'è il tema anche di questo bellissimo apporto del Riedel Award, che è il secondo anno, lo diceva prima il Presidente, e siccome i giovani sono sempre desiderosi di essere premiati prima delle persone più, diciamo, più a posto, più a modo, che hanno un'età diversa, abbiamo deciso questa volta di partire dal premio questo Riedel Award, che verrà consegnato dal dottor Riedel. Chiamiamo quindi sei salecchi qui vicino a noi, e leggiamo la motivazione di questo primo premio importante. If you can to come here to reach us, Mr. Riedel, sei salecchi. Allora, la motivazione di questo premio dice:
Prima di tutto ricorda che il premio si rivolge ad artisti e designer sotto under 30. Yes. No, no, adesso lo leggo. Allora, il premio è stato dato perché le opere, dicono i nostri commissari, in Pat de Ver di Saeed Salehi, rappresentano un'originale reinterpretazione del vetro. Ciò che contraddistingue i suoi lavori è il fatto di non evidenziare le classiche caratteristiche di questo materiale, come la trasparenza e le sue proprietà ottiche, ma di riproporle in modo insolito e non convenzionale. A prima vista, infatti, si potrebbe pensare che le sue ciotole che sono state premiate siano fatte di altri materiali e non di vetro. L'uso di tale tecnica, il concetto stesso dei suoi lavori, dagli effetti così apparentemente incontrollati e irregolari, il modo in cui Sei plasma il vetro in forme pure e semplici, sono tutti elementi davvero degni di nota e di un premio. Grazie. Signori, grazie per avere questo piacere e questo onore di partecipare a questo premio. Mi scuso per le mie povere parole italiane, quando sentiamo qui questo italiano così raffinato, mi vergogno del mio italiano, ma volevo dire che siamo estremamente onorati di far parte di questo premio, grazie di averci invitato. E vogliamo anche in futuro dare questa opportunità ai giovani, perché il vetro porta il futuro. Se noi vediamo un po' indietro il vetro, quando è nato, come è portato qui a questa bellissima città dove mille anni fa il lavoro del vetro ha di nuovo cominciato, è la nostra responsabilità di portare questo piacere di lavorare il vetro, questo rispetto che abbiamo per il materiale, di portare questo avanti. E io dico che il futuro è sempre nelle mani dei giovani, e qui abbiamo questa bellissima signora del Toronto, che siamo stati molto molto contenti di avere queste opere d'arte, di vedere e di sceglierla. Allora Shay, complimenti, big compliments for your work. Very astonishing to see your work, very astonishing to realize this, e vi invito di fare questi due passi da qui all'istituto per vedere queste opere d'arte, perché sono veramente uniche in questo senso del mondo del vetro, perché non è proprio uno primo impatto quando lo vede, non pensa di essere di vetro, hanno di una fragilità immensa e di una vivace espressione incredibilmente. Per quello noi abbiamo scelto Shay con le sue opere d'arte. E congratulations. Thank you. Thank you so much. No, prego, forse per vedere meglio quello che è stato detto, per misurarlo più in concreto, abbiamo un piccolo video che proiettiamo in questo momento.
Forse posso qualcosa. Parlare io. Allora, prima di tutto, prima di passare ai nostri cari amici veneziani, in qualche modo, volevo concludere qualcosa su... Mi dovete dire come si pronuncia il suo nome? Shai Salei? Ok. Perché lei ha usato una tecnica che è tipica e molto raffinata dell'Art Nouveau, però ci ha aggiunto qualcosa che... non solo accentuato di questa tecnica il senso della fragilità del vetro, non della trasparenza, ma il vetro è tante cose, e soprattutto ha aggiunto il colore, un senso del colore brillantissimo. E devo dire che oggi capisco molto meglio il suo senso del colore brillantissimo vedendo i suoi capelli verde bandiera. So I translate in English as I can that you used a wonderful technique that is of the Art Nouveau, used in France in the best way, but you gave to your pieces the sense not of transparency but of fragility. That is one of the peculiarity of glass, and also you gave them very bright colors. And now I understand you love very bright colors looking at your hair. Io adesso devo parlare di due persone completamente diverse, ma tutte e due all'eccellenza del vetro. Da una parte un grande maestro del vetro, in un momento in cui qualcuno scrive che il vetro sta morendo, che Murano è in crisi, così mentre Davide Fuin sta portando avanti il vetro come dovrebbe essere portato avanti, perché l'unico modo... a mio parere, ma anche di altri molto più diciamo importanti di me, la rinascita in qualche modo e comunque la vivacità del vetro Murano sono basati sulla qualità. Non si può produrre vetro di bassa qualità perché tutti lo possono copiare, ancora di più bassa qualità, mentre l'eccellenza, come nella moda d'altra parte, lo dicono tutti che è una banalità, l'eccellenza porterà alla sopravvivenza del vetro. Davide Fuin è una di queste persone che incarnano in se stesse la possibilità della sopravvivenza del vetro muranese e in futuro dell'esplosione che io mi auguro nuova del vetro in chissà quale forme, comunque sempre sulla base della tradizione. Davide, io lo conosco da tanti anni, anche se non ci siamo frequentati molto, solo recentemente, però avevo il piacere di conoscere suo padre, che era una persona adorabile, perché era il collaboratore di un mito del vetro muranese che era il maestro Caramea, non so, Carlo Tosi detto Caramea. Suo padre era una persona adorabile, gentile, simpatica, che ha sopravvissuto accanto ad un'icona del vetro muranese, credo con molta pazienza, con difficoltà, anche se Carlo Tosi comunque una persona stimabile, apprezzabile. Davide forse aveva altre idee nella sua vita di studio, così non gli piacevano, racconta lui, molto, e alla fine ha approdato al vetro, però essendo una persona, lo posso dire, intelligente e piena di interessi, nel vetro ha trovato non un rifugio, ma una possibilità di una carriera molto interessante. Quindi, un padre che ha fatto la storia, che veramente ha accompagnato un grande maestro nella storia del vetro, un approccio al vetro forse non proprio entusiastico, me lo dirà lui dopo, così con rassegnato, farò questo, così, e poi lo sappiamo tutti a Murano,
C'è chi non riesce mai a ad arrivare a un ruolo importante. È questione di occhio, di mano, di passione e di persistenza nel lavoro. Non lo so, forse lo potrebbe dire lui. Sta di fatto che è arrivato a livelli eccellenti nella lavorazione del vetro. Abbiamo premiato altri maestri, conosciamo Lino Tagliapietra, bravissimo nella filigrana, abbiamo premiato Ballarin lo scorso anno, bravissimo nella filigrana. Davide è di una generazione più giovane ed è, diciamo, anche con altri suoi amici e colleghi, però è l'eccellenza nel campo della filigrana, che non è poi quella cosa così facile che non potrebbe pensare. Quindi ha fatto una gavetta, ha lavorato con i grandi maestri, alla fine ha una sua attività molto interessante dove può esercitare la sua straordinaria capacità sia in pezzi moderni, assolutamente essenziali, che io amo molto, in cui il tessuto a filigrana risulta nella sua purezza, oppure in questo ci tiene molto, la coppia di pezzi del Rinascimento piuttosto che dell'Ottocento, che dal punto di vista della difficoltà del lavoro effettivamente sono dei virtuosismi. Per cui una piccola vetreria, non tanto conosciuta dai non addetti ai lavori, perché in realtà, a parte le grandi ditte famose a cui non possiamo togliere niente come Venini, a volte Seguso nella storia del Novecento, a volte le grandi cose vengono nelle piccole vetrerie, dove il maestro vetraio, che è un po' un artista, che crea, che si inventa, non è solo un esecutore, ha una libertà esecutiva straordinaria. Quindi io vorrei sempre portare qualcuno a visitare la sua piccola vetreria, perché è molto piccola, se non ha il suo servente, che so che in questo momento non sta molto bene, non magari riesce a fare certe cose, per cui è un gruppo familiare molto affiatato. E quello che succedeva poi nel passato, io vorrei tanto che qualcuno potesse andare, lui mi perdonerà se lo dico, vedere la sua vetreria, perché si assiste all'esecuzione di cose straordinarie, simili a quelle del miglior Rinascimento e dal punto di vista esecutivo anche migliori, devo dire, perché i rinascimentali in realtà lavoravano un po' di fretta, per cui nel suo lavoro invece si vede una accuratezza di esecuzione perfetta. Ovviamente ogni tanto anche delle idee proprie, per cui esegue delle cioè per lui l'ambizione è la qualità veneziana del lavoro, che si va perdendo, ed è per questo che noi lo premiamo. Però in realtà Davide qualche volta ha delle idee personali, per cui realizza anche delle cose particolarmente interessanti, e può darsi che le realizzerà. La mia speranza è che comunque lui mantenga questa qualità esecutiva che a volte nel mondo del lavoro moranese si va perdendo, scendendo a compromessi col mercato. Per cui grazie Davide, perché tu veramente mantieni la qualità altissima del vetro moranese, della nostra tradizione, e spero che continuerai. Oltretutto adesso i nostri amici internazionali, io vedo qui l'amico William Goodenrath, che lo conoscono, lo sostengono, lo conoscono e lo fanno conoscere nel mondo americano, per esempio, per cui non è più un personaggio conosciuto dagli addetti ai lavori dell'isola, ma il suo nome sta espandendosi nel mondo. Grazie. Senza premiare subito, vorrei parlare di Maria Grazia Rosin, che è veramente un'amica eccezionale.
Dunque, io lo conosco, lei ha frequentato l'Accademia, ha studiato con Vedova, quindi sarebbe una pittrice, ma una pittrice estrosa e bizzarra. Io l'ho conosciuta nel 1992, quando lei è stata, grazie a me, ma soprattutto a una sua amica curatrice d'arte, accostata al mondo del vetro. Non ci pensava probabilmente, non aveva nessuna idea del mondo del vetro, almeno questa era la mia impressione. Era un'estrosa, quella che io ho visto come pittrice. Lei dice: non sono una pittrice, sono qualcosa di diverso. Io progetto, io faccio, io penso. Però quello che probabilmente ho anche un pezzetto di un suo progetto del 92, lei era un'estrosa donna che creava delle forme un po' organiche con dei colori straordinari. In sostanza, per un'iniziativa del Comune di Venezia, è vero, Maria Grazia, lei è stata accostata, per un'iniziativa di una mostra, in sostanza, è stata accostata al vetro, e quindi dovrebbero esserci altre iniziative di questo genere, e è diventato uno dei personaggi di primo piano del mondo del vetro dal punto di vista creativo. Quindi, perché la Bevilacqua Comasa non fa di nuovo queste bellissime cose? Due di 8 artisti di quella volta sono diventati dei personaggi di primo piano del mondo del vetro. Perché? Perché da una parte ci sono personaggi come Davide Fuin che portano avanti la qualità della tradizione, l'esecuzione garantita, perfetta, ciò che soddisfa l'occhio di chi, non solo di chi conosce il vetro, ma di chi colleziona per esempio vetri antichi e che comincia a imparare quello che è bello e quello che è brutto. Ma dall'altra esistono anche delle personalità che vengono da fuori, che portano una ventata di idee, di novità. Quindi Maria Grazia è entrata nel mondo vetro nel 92 e da quel momento non l'ha più abbandonato, con una creatività straordinaria. Lei ama le forme organiche, ha creato inizialmente, ma subito, delle installazioni un po' strane, un po' suggerite da forme organiche, però poi sempre di più si è interessata anche a tecniche moderne come le luci, quindi non si tratta più dell'oggetto, ma dell'installazione in uno spazio. Devo dire che mi stupisce sempre. Adesso io non ho tempo di parlare di tutto quello di cui vorrei dire di Maria Grazia, però è un geniaccio, che è una donna bellissima e spavalda, ma non è affatto spavalda perché non vuoi mai parlare in pubblico. Io dico sempre: potresti raccontare un sacco di cose di te davanti a una platea, ma è assolutamente strano che una donna così affascinante, così spavalda, non voglia parlare in pubblico. Questo quindi lo diamo per scontato. Dovete vedere le cose. L'ultima realizzazione in ordine di tempo, una delle ultime, è un'installazione al piano di sopra di questo stesso palazzo, nella mostra gotica, che devo dire è molto interessante e suggerisco di vedere, perché lei ha saputo interpretare sempre a modo assolutamente personale l'idea del gotico, che è tante cose, ma è anche neogotico, è minaccia, è animale. A me le sue opere fanno venire in mente quegli strani animali che sono nella Notre Dame di Parigi, per dire, perché il gotico è tante cose, è pure un film che parla di cose un po' di strani mostri che vengono inventati dalla mente umana. Per cui Maria Grazia non è confinata nel mondo del vetro, perché lavora con materiali sintetici, più che oggetti crea installazioni, benché abbia realizzato anche degli oggetti molto divertenti, perché il suo lavoro è sempre molto divertente, però nel vetro ha trovato un mezzo espressivo molto interessante. Io poi ho cercato di capire da lei perché una volta cerchi un materiale sintetico diverso, un'altra volta il vetro.
ma sono cose molto particolari, molto delicatissime, in cui c'entra proprio il dettaglio del lavoro. Quindi ha lavorato con materiali resine, eccetera, sempre con risultati estremamente suggestivi. Io la leggo ancora come una pittrice, ma non la pittrice nel senso tradizionale, ma nel senso odierno dell'artista che crea installazioni. Quindi abbiamo l'onore di avere a Venezia due personaggi estremamente diversi. Da una parte Davide, che veramente io stimo moltissimo e ha portato avanti una tradizione che spero permetterà di sopravvivere al vetro di Murano in un momento in cui l'economia verrà rilanciata. E da una parte Maria Grazia, che è la nostra amica straordinaria, bella e un po' bizzarra, che fa delle cose straordinarie. Grazie. Abbiamo due piccoli video sui due nostri amati amici e personaggi. Questo è poco rispetto a quello che Davide fa quotidianamente, in grado di fare. E poi vediamo un breve video anche su Maria Grazia. Però invito tutti ad andare a vedere i siti di Davide e di Maria Grazia, perché c'è molto di più, ovviamente, e anche di, io non pronuncio bene questi nomi, di Madi Shay Saleh, che mi pare una ragazza di grande genialità, molto promettente. Io ho visto dei siti molto belli, per cui questa è un'occasione per poi documentarsi di più su quello che diventerà il vetro, che sta diventando. Posso avere il piacere di premiare Davide? Io non so perché mi spetti questo onore. Dunque, leggo. Allora, caro Davide,
ufficialmente, ripeto la motivazione, è cresciuto, pensa un po', respirando vetro a Murano, frequentando fin da piccola Fornace, dove lavorava come servente il padre, la barbiere Toso. Tuo padre me lo ricordo come un personaggio con i grandi baffi e proprio molto italiano. Sebbene fosse troppo giovane per lavorare, rimase affascinato dalla maestria dell'eleganza dei movimenti di questo mestiere. A 15 anni decise di lasciare la scuola e, come normale per i ragazzi muranesi di quel periodo, fu mandato in fabbrica. Quello che solitamente viene considerato una punizione si rivelò una passione, penso in un secondo tempo, o sbaglio, o subito? Quasi all'istante, fantastico. Nel 78 cominciò a lavorare presso Venini e 2 anni dopo un gruppo di maestri, incluso suo padre, lasciarono la barbiere Toso per aprire la Toso Vetri d'Arte. Il padre lo portò in piazza come garzone del maestro Carlo Tosi, detto Caramea, che ho citato prima, che è un po' un mito del lavoro tradizionale muranese. Alla fine degli anni Ottanta, considerato un giovane maestro emergente, fu chiamato all'Elite Murano, portando il padre come assistente. Si sono rovesciate le parti. Beh, no, perché mai? È l'aspirazione di qualsiasi padre. Ah, sì? Tuo padre era terribile? Va bene. Questo potrebbe essere l'occasione di un diario, di un libro. Assieme, non è che... Nel 99 fonda la DF, cioè Davide Fuin Glassworks, dove attualmente consegna con i suoi assistenti a produrre calice e vetri nel più tradizionale sistema muranese. Altresì non si considera un artista nel vero senso della parola, ma un prosecutore della storia dell'arte vetraria di Murano. Quindi io credo che c'è anche un po' di modestia nel suo atteggiamento, non troppa, per favore, e merita un premio veramente. Che, insomma, penso possa ricordargli che deve proseguire nel suo lavoro. Ti faccio dare un bacio. Abbiamo la nostra amica Maria Grazia Rosin, che sfugge ad ogni inquadramento, perché è un po' tante cose. Comunque, dopo un iniziale approccio all'arte nel campo della pittura, dal 1992, e io sono testimone di questo inizio, ha scelto il vetro come materia privilegiata per le sue opere d'arte, caratterizzate da un'impronta estremamente originale, molto personale. Lei ama le forme organiche, si ispira alla natura e sorpassa la natura, in sostanza. Usa le tecniche della tradizione muranese in collaborazione con i migliori maestri vetrai, combinando con suoni e luci per creare installazioni ludiche di assoluta contemporaneità. Qui io evidenzierei due cose. Sue installazioni in cui non solo c'entra il vetro, ma suoni e luci, quindi installazioni multimediali. E poi, altra cosa, ludiche, perché Maria Grazia è in realtà una donna che vuole divertirci. Quindi possiamo vedere delle cose molto divertenti, molto belle, che anche se magari qualche volta con coraggio entrate nel nostro spazio quotidiano, possono, diciamo, rilassarci e divertirci, farci dimenticare la cupezza di alcune cose della vita contemporanea. Qui in questo momento non posso poi elencare tutte le sue qualità dal punto di vista della progettazione. Devo dire un'unica cosa, che è stata in grado nella sua storia, dal 92 ad oggi sono passati, ahimè, quanti anni, Maria Grazia? Più di 20, naturalmente, e lei ha sempre avuto un rapporto meraviglioso con i maestri che hanno lavorato con lei, cioè una persona positiva, e di questo abbiamo bisogno a Murano. Grazie. Questa volta le tocca proprio venire.
Grazie Maria, grazie. Oddio. Sì. Potete vedere alcune opere, purtroppo non una grande esposizione, ma significative, di Davide Fuin e di Maria Grazia Rosin nell'atrio di Palazzo Rodin. Rimarranno per una settimana, 10 giorni circa. Si apre oggi. Non è una mostra, è già giusto un'idea di quello che caratterizza il loro stile. Sì, si apre oggi. Mese addirittura, in passato era un tempo più breve, quindi ho molto piacere che mi comunichino che dureranno un mese questi oggetti in esposizione, quindi tutti potranno rendersi conto passando, giusto entrando nel Pantheon del Palazzo Loredan, vedere le opere dei nostri due premiati. Sì, è una piccola grande mostra che resterà aperta fino al 13 ottobre. Scusi, prego, professore, presidente, mi ricordavano che anche Shai Saleh ha le sue opere, che peraltro sono molto interessanti perché appartengono a un altro mondo, cioè a quello che nasce in Francia e che si sviluppa in Canada. Sì, queste piccole esposizioni naturalmente sono una selezione ristretta di un lavoro molto molto grande. Mi piace richiamare quanto detto dalla dottoressa Velli sulla riapertura del Museo Vetrario di Murano, che è un evento importante in momenti non tanto semplici per le nostre attività culturali. Ricordo che ci sarà un piccolo cocktail per chi vorrà fermarsi con noi. La mostra viene aperta in la mostra Palazzo Loredan in coincidenza con la chiusura di questi lavori di questo pomeriggio. Grazie a tutti per essere intervenuti e complimenti soprattutto ai vincitori. Grazie alla commissione, grazie al dottor professor Riedel che ci ha accompagnato in questa avventura.